Buongiorno, siamo giunti a martedì, siamo giunti al 28 febbraio 2012. Quest'anno è bisestile, quindi domani sarà ancora febbraio, sarà esattamente l'ultimo giorno di febbraio. Ci riallacciamo con il nostro video a quanto abbiamo detto ieri. Ieri abbiamo parlato un po' del modo di proporsi delle religioni. Religioni che diffondono un messaggio, diffondono a loro modo, ogni religione lo fa a proprio modo, la parola di Dio, che però è una parola di Dio snaturata dall'uomo e quindi snaturata basandosi comunque e legandosi soprattutto le religioni a schemi economici, politici, questa parola viene snaturata. Spesso troppo materializzata e il messaggio quindi perde di efficacia, perde di potenza e non viene recepito nella giusta maniera o addirittura non viene recepito. E allora quali sono i principi sui quali bisogna basarsi per avere comunque per ricevere integra la potenza di questo messaggio? Ci sono dei mezzi, dei modi per farlo e ci sono dei segnali che vanno oltre la parola dell'uomo. Ci sono delle comunicazioni che arrivano oltre, che vanno più in là. E quali sono questi messaggi? Quali sono queste comunicazioni? Dove dobbiamo andarle a scoprire? Sono poi così difficili da trovare? Assolutamente no, non sono assolutamente difficili. Sono sotto il naso e come tutte le cose che abbiamo sotto il naso, spesso e volentieri non le vediamo. Noi ci affanniamo alla ricerca di cose, di nuove scoperte e a volte le abbiamo sotto il naso, le cose che abbiamo sotto il naso non le vediamo. E quindi cosa abbiamo di così tanto lampante che ci sfugge? Per esempio, avete mai sentito parlare di persone sensitive? Cosa sono le persone sensitive? Chi sono le persone sensitive? Non avete magari nella vostra famiglia un vostro caro che sogna cose che poi puntualmente si verificano, o un amico, o un conoscente, o non avete mai sentito nessuna di queste persone, non avete mai sentito parlare nessuna persona di questo fenomeno? Bene, io ne ho. Non avete vicino una persona che quando prima che succeda qualcosa, magari lo avverte, o con uno stato d'ansia, o con comunque un modo di non essere se stessa? Io ce l'ho. E ho avuto, sono riportati anche nel mio libro Come evolversi senza invecchiare, anche verifiche personali su questo tipo di manifestazione e su questi episodi. E questo stabilisce una cosa molto importante. Cosa stabilisce? Stabilisce che una comunicazione c'è e stabilisce che questo pensiero ci viene trasmesso spesso da qualcuno che non c'è più. E questo cosa significa? Significa che nel momento in cui tu ricevi un messaggio è perché c'è qualcuno che te lo trasmette e significa che c'è un'esistenza che noi, magari alcuni di noi, perché molti già riescono, non siamo ancora in grado di ricevere, di percepire. E questa è una realtà che la scienza non sa spiegare al momento, non sa ancora definire, per cui chi è serio non si pronuncia, ovviamente escludiamo i ciarlatani a priori, chi è serio non ci pronuncia e qui cominciamo a entrare nella tematica spirituale. E da qui possiamo poi sviluppare il nostro interesse, la nostra curiosità, ciò che questi fenomeni, scusate, provocano dentro di noi, ma partiamo da qualcosa di concreto, da qualcosa di esistente, da qualcosa che possiamo verificare, che
che possiamo sentire. E c'è una sostanziale differenza. Anche perché le persone sensitive hanno una grande dote, hanno un cuore aperto, hanno un cuore che spesso ti mettono in mano ed è veramente un cuore trasparente, un cuore unico. Io ieri sera ho parlato con una persona sensitiva e devo dire che l'ho spinta molto, l'ho sollecitata molto e questa persona mi ha messo veramente il cuore in mano. E tutte le persone, non so se poi sarà un caso fortunato o meno il mio, ma tutte le persone sensitive che conosco hanno il cuore d'oro. Hanno il cuore d'oro, non esaltano questa loro caratteristica, anzi spesso non ne parlano nemmeno se non confidenzialmente, ma veramente sono persone che ti mettono il cuore in mano e ti dicono: è qui, aprilo e prendi tutto il buono che c'è, fallo tuo. Questa è la grande caratteristica delle persone sensitive e da qui noi dobbiamo trarre insegnamenti, ma figuriamoci se le nostre religioni ci insegnano, o in particolar modo la nostra, perché già il buddismo la vede con un'ottica migliore rispetto alla nostra religione. Figuriamoci se la nostra, guai, come farebbe poi a rimanere legata a schemi, come farebbe poi a riuscire a ritenersi la numero uno in assoluto? Ma non potrebbe mai, cadrebbero tante cose. Quindi figurati, questo mettiamolo al bando. Esiste solo un giudizio finale e un capo assoluto, e o credi o non ci credi, stop, il discorso finisce lì. Ma in questo modo non si avrà mai un percorso di crescita, in questo modo non si avrà mai una crescita del desiderio, e i dati lo dimostrano, sono lì da vedere. E allora cambiamo rotta, impariamo ad ascoltarci e ad ascoltare quello che realmente, i messaggi che realmente ci arrivano. Non è vero che Dio non si manifesta più, assolutamente, si manifesta attraverso questi fenomeni, attraverso questi ed altri segnali, segnali che sono lì da vedere, che sono captabilissimi, ricevibilissimi, basta prestare a questi segnali la giusta attenzione. Quindi basta aprirsi, basta aprire il nostro cuore, predisporlo. E come si fa a predisporlo? Dobbiamo cercare di renderlo docile, di renderlo buono, di provare, di far entrare la gioia dentro di noi, la gioia di quando tu fai un favore perché hai voglia di farlo, e non aspettarti nemmeno un grazie, però basta vedere il sorriso che ne beneficia a chi lo riceve. E questa è una grossa apertura, è una grossa finestra che si apre, e una volta aperta questa se ne apriranno molte altre automaticamente, senza che voi ve ne accorgiate, verranno da sé molte altre cose. Imparare a sconfiggere le nostre delusioni invece di dire: ah, questa cosa mi è capitata, non doveva capitarmi, uffa, ci sono rimasto male. È vero, non doveva capitarmi, ci sono rimasto male, però comunque mi ha insegnato qualcosa, allora io la sconfiggo questa delusione traendone il beneficio, solo il beneficio di quello che mi ha dato. E uno può dirmi a questo punto: sì, vabbè, magari io, che ne so, ho ricevuto un brutto dono, mi sono ammalato, quale beneficio ne traggo? A livello fisico nessun beneficio, a livello mentale potresti, o a livello dell'anima più che mentale, potresti trarne il beneficio che la tua anima ne impari qualcosa. Poi ci sono situazioni e condizioni dove il sistema corporeo, biologico, mentale non ti permette più di valutare cosa ne puoi ricavare. E qui entriamo in un campo molto, molto vasto e sottile, difficile, perché poi a quel punto o uno crede nell'anima o il discorso diventa impraticabile. Perché certo, se ti si blocca un arto
puoi ancora ragionare, se ti si blocca la testa non ragioni più, e allora a quel punto entriamo in un campo veramente difficile e sicuramente in questo poco spazio che abbiamo all'interno di un video inesplorabile, quindi non ci entriamo neanche. Però ritengo che aprire queste finestre, queste sollecitazioni sia un buon modo e un buon metodo per iniziare, scusate, veramente un percorso e una crescita interiore davvero efficienti. Per oggi è tutto, vi ringrazio, vi ricordo i soliti punti di contatto che sono evolutore@gmail.com per quanto riguarda l'indirizzo mail e il 392-8567-290 se volete inviare degli SMS. Grazie a tutti per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata.